voglio più sentir parlare di questa storia. E tu, guai a te se ti vedi ancora con mia figlia, chiaro? Voi non vi potete permettere di fare delle minacce. Io posso permettermi tutto quello che voglio. A casa vostra! Ma tieni giù che le zampe da capo. Cafone, ci sei tu, miliardario dei miei stivali! E un giorno o l'altro queste zampe io te le metto in faccia, hai capito? La cosa non finisce qui. Non mi fai paura. Vedremo. Detto fra noi, secondo i cannoni della chiesa, il crescete e moltiplicatevi ancora avanti. Certo, e chi l'ha annullato? E se non l'annullate nessuno, mettete in correnta Congetta, se no qua si estingue la razza umana mia personale. Perché Congetta ancora non le sa ste cose? Oh no. Ma dico, ma che sei fissato? Carabiniere Palumbo, attenti! Come sei bravo! Vattene! Non mi importa. Preferisco averla con me malata, piuttosto che in buona salute con quel contadino. Sei impazzito? Mai stato così savio. Nessuno mi porterà via mia figlia, e meno che ogni altro è Palumbo, quella famiglia me la pagherà cara. Se quello vi denuncia, voi andate a finire dritto sotto processo, per lesioni volontarie e sequestro di persona. Insomma... Maresciata, che parte è stata, dalla mia o da quella degli assassini? La legge è dalla parte vostra. La legge non è mai la povera gente. Cocca mia, la legge è capace no. Nostro signore però certamente di sì. Il signore si è scordato di noi. Francesco, ma dico, ma stai a bestemmiare, eh?